Fabio Foris, presidente del Tennis Club Alghero da alcuni mesi, già messo alla prova da alcune manifestazioni importanti e ora inizia la stagione agonistica 2017-2018. Sì, ora inizia la stagione vera e propria del Tennis Club Alghero. Abbiamo un pochino cambiato le cose, abbiamo ingaggiato un nuovo tecnico che si chiama Giancarlo Di Meo, che è un tecnico che ha un'esperienza nazionale. Abbiamo mantenuto tutto lo staff per intero e vogliamo cercare di dare qualcosa in più ai nostri ragazzi e soprattutto di creare una scuola tennis di livello regionale. Non che prima non lo fosse, però vogliamo cercare di fare un piccolo salto di qualità. L'impegno del circolo, dico del circolo, non solo del direttivo del circolo, perché comunque qui partecipano tutti i soci, dove si vedranno campi impegnati in maniera un pochino più notevole, però mi sembra che i soci questo tipo di discorso e di ragionamento che sta facendo il nuovo consiglio direttivo lo stiano prendendo per il momento nel migliore dei modi. Ora aspetta a noi cercare di dimostrare che quello che stiamo facendo sia utile soprattutto per il club. Tennis Club Alghero, che ha sempre tenuto molto la sua scuola tennis, diamo un po' i numeri di questa scuola in questa annata. Ma la nostra scuola tennis parte da una base finale dello scorso anno, che sono 20 ragazzi che fanno attività agonistica e una sessantina di ragazzi che fanno parte della scuola addestramento tennis. E naturalmente si spera di incrementare, e anzi ci auguriamo di incrementare la scuola addestramento tennis, perché comunque poi diventerà il vivaio dell'attività. E questo lo stiamo facendo in maniera abbastanza precisa, cercando di sistemare orari, incastri, preparatori fisici, maestri, e sembra una cosa così facile, ma purtroppo non lo è. E accanto alla scuola tennis c'è ovviamente l'attività dei soci, si va dal torneo a squadre di singolare a quello di doppio, è stata introdotta anche la novità delle sfide. Certo, diciamo che come consiglio direttivo per il momento abbiamo focalizzato veramente tante nostre energie nell'attività, che comunque è quello che poi porta avanti il club a livello regionale, a livello nazionale e così via. E di qua naturalmente di contorno stiamo lavorando e stiamo cercando di fare determinate cose per i nostri soci. Abbiamo ripristinato le vecchie sfide che tanti anni fa si facevano, i campionati sociali assoluti che saranno la prima settimana di novembre, e stiamo cercando un pochino di modificare il regolamento del torneo a squadre, cercando di anticipare il torneo a squadre perché inizia a metà novembre e finisca prima che inizino tutti i campionati, l'attività federale, in maniera tale che non si accavallino con orari e così via. E una piccola anticipazione che vorrei fare è quello che vorremmo un pochino ritornare un pochino al passato, dove il torneo probabilmente cercheremo di farlo disputare di sabato e domenica per avere maggior flusso e maggior affluenza di persone e forse anche un pochino più di entusiasmo.